Benvenuti tutti in un nuovo video un po' diverso dal solito. Oggi infatti non troverete un video antologico o di pura analisi dedicata ad un prodotto, un'opera, un autore. Semplicemente andrò a parlarvi in breve di una prima uscita. Premetto che questo è un format che troverete raramente sul canale, ma per questo mangaka va fatta un'eccezione. Sto parlando di Naoki Urasawa. Qui sul canale abbiamo già trattato tre capolavori ad opera del maestro: Monster, 20th Century Boys e Pluto. Ne approfitto per dirvi che dei video dedicati agli ultimi due uscirà a breve una rielaborazione più ampia che tengo davvero a pubblicare. Ma il volume che andremo a vedere oggi insieme è il primo numero di Asadora, ultima fatica di Urasawa. Per chi non conoscesse l'autore, faccio una piccola premessa. Urasawa negli ultimi 30 anni ha dato vita ad una serie di opere entrate letteralmente nell'Olimpo del genere seinen contemporaneo: Monster, 20th Century Boys, Pluto, Billybat. Ognuna, anche se per motivi diversi, è risultata essere una vera e propria perla, non solo nella sua produzione, ma più in generale nel panorama del manga moderno. È per questo che molto probabilmente l'uscita di Asadora sancisce l'inizio di un'altra storia immortale, e vi posso assicurare che le premesse gettate nelle prime pagine del primo volume fanno davvero ben sperare. Bene, manga alla mano, addentriamoci nella nuova serie targata Naoki Urasawa, Asadora. L'edizione italiana, a cura di Panini Planet Manga, arriva a noi con 2 anni di ritardo rispetto al Giappone. Il primo capitolo è infatti stato pubblicato su Big Comic Spirits di Shogakukan il 6 ottobre 2018. L'edizione nipponica conta già 4 volumi. Vi prego quindi di astenervi da qualsiasi tipo di spoiler. Qui sul canale seguiremo la release italiana ed oggi in particolare andremo a vedere la parte narrativa contenuta esclusivamente nel primo volume. Ora, l'edizione italiana si presenta davvero bene. Sovracopertina che nasconde la cover reale, che raffigura lo schizzo del disegno della piccola Asa. Sul retro troviamo invece una breve anticipazione di ciò che viene raccontato nelle prime pagine. 1959. Il porto di Nagoya è sferzato da un tifone. 2020. Tokyo è in fiamme. Che cosa lega questi due eventi? Effettivamente troviamo subito il più classico degli esempi di apertura in media stress, cosa molto cara ad Urasawa. Le prime pagine sono infatti dedicate agli eventi del 2020. Tokyo brucia tra le fiamme mentre una figura demoniaca non ben specificata semina il panico tra le strade della città. Il lettore non fa in tempo a capire cosa stia accadendo che l'autore lo porta indietro di 61 anni. Siamo a Nagoya, una città portuale a nord di Kyoto, nel 1959. Ci viene subito presentata Asa, la nostra protagonista, intenta a correre tra le strade della cittadina per raggiungere la clinica ginecologica Tanaka per informare il dottore che sua madre è in travaglio a casa, sta per nascere il suo 12° fratello. Il dottore non sembra propenso ad andare verso la casa, perché in quel momento, sulla costa della cittadina, sta imperversando un tifone. Ma con la sua assoluta forza di volontà, la piccola Asa convince il dottore a mettersi in viaggio verso la madre. La giovane riprende allora il suo cammino verso casa. Durante il tragitto incontra una serie di personaggi con i quali scambia piccoli dialoghi che ci aiutano fin da subito a tracciare il profilo della protagonista. Asa è una bambina in età da elementari. Nonostante dimostri una sicurezza e una forza espressiva fuori dalla norma, la piccola ce l'ha dentro di sé una sorta di risentimento. Essendo l'11ª tra i suoi fratelli, né i genitori né gli abitanti della zona hanno veramente cognizione di chi sia. Viene scambiata puntualmente per una delle sue sorelle maggiori e sia la madre che il padre, con i loro modi di fare, ne schiacciano l'identità. L'unica persona tra quelle incontrate che la riconosce subito è Sho, un ragazzo delle medie che, nonostante la tormenta, troviamo ad allenarsi nella corsa tra le strade della cittadina. Il giovane è infatti stato scelto dal padre, ex maratoneta, per partecipare alle Olimpiadi di Tokyo che si sarebbero tenute nel 1964. I suoi fratelli maggiori, entrambi atleti, hanno seguito le orme del padre ed ora tocca a lui. Il ragazzo è gracile, ma è evidente che ce la stia mettendo tutta. Sotto la pressione familiare, le cui aspettative in quel tipo di Giappone andavano obbligatoriamente esaudite. Ma tornando a noi, mentre Asa corre verso casa, ecco che scorge un uomo che sta scappando dopo aver compiuto un furto. La piccola non ci pensa 2 volte e inizia a gridare al ladro. La losca figura allora la blocca e la rinchiude in un capannone lì dietro. Una volta legata, ecco che avviene il dialogo tra i due. L'uomo si rivela tutt'altro che un criminale e dopo un breve scambio di battute inizia a raccontare la sua storia, che Urasawa mette in scena attraverso un efficace flashback. L'uomo, il cui nome è Kasuga, era stato un aviatore eroe di guerra
Egli stesso, raccontando le sue gesta, si definisce un eroe dei cieli. Era solito compiere le manovre più difficili e pericolose, ed era sempre pronto a guidare i suoi compagni. Una volta terminata la guerra, però, era finito a lavorare per un'attività dedicata alle saldature. Qui, indiziato di un furto, era stato licenziato erroneamente, in quanto in realtà il crimine era stato compiuto da un altro lavoratore che lo aveva incastrato. Da quel momento la sua vita era andata in rovina, e l'unica piccola speranza per riprendersi sarebbe stata riottenere il brevetto di volo, che gli avrebbe garantito l'assunzione come pilota al servizio di un ricco uomo d'affari. Proprio mentre l'uomo sta raccontando la sua storia, ecco che il tifone fuori dal capannone inizia a farsi sempre più forte, tanto da sfondare le finestre dello stabile. Asa e Kasuga iniziano a correre fino ad imbattersi in dei container, in cui decidono di barricarsi. Una volta terminato il frastuono fuori dal container, Asa decide di aprirlo. Lo scenario che si apre davanti agli occhi della piccola è veramente apocalittico. La zona del porto è stata sommersa e portata via dal ciclone. È tutto irriconoscibile. I due iniziano così a setacciare la zona e vedono una serie di famiglie ancora vive, scappate sui tetti delle loro case per sfuggire alla marea. Asa decide così di voler aiutare tutte quelle famiglie ed escogita un piano assieme a Kasuga. I due dovranno riuscire a rimediare un aereo per lanciare alle persone sui tetti i viveri necessari per rimanere in vita prima dei soccorsi. Kasuga lascia così Asa davanti ad un negozio di onigiri. La piccola chiede alla titolare del locale di aiutarla nel suo piano. La donna è inizialmente scontrosa, decide di dare una mano alla giovane, ma solo dopo essersi fatta promettere che un domani il costo di tutti quegli onigiri verrà saldato. Ecco allora che chiama a raccolta tutte le altre donne commercianti della zona e, in men che non si dica, una quantità esagerata di palline di riso viene preparata. Intanto Kasuga si è recato nell'hangar di quello stesso uomo d'affari che lo avrebbe assunto una volta ricevuto il brevetto. Vuole prendere in prestito il suo aereo per aiutare Asa a sorvolare la zona colpita dal tifone. Proprio quando sta preparando la strumentazione per decollare, il proprietario dell'aereo lo scopre e lo ferisce con un colpo di pistola. Ma Kasuga riesce comunque a decollare, anche se inizia a perdere sangue. Arrivato davanti al negozio di onigiri, l'uomo carica con sé Asa per completare la stramba missione. Ma ecco che una volta liberati in aria, Asa viene invasa da una sensazione di euforia e stupore. Fino a quel momento non aveva mai volato, ma improvvisamente il cielo diventa il posto migliore dove è mai stata. La ragazzina non fa in tempo a riprendersi che l'aereo sta già sorvolando la zona dell'incidente. Aiutata dalla maestria in volo di Kasuga, Asa lega i sacchetti con i viveri a dei palloncini e li getta alle famiglie sui tetti, aiutandole quante più possibile. Una volta completata la rocambolesca missione, i due sono liberi di andare verso la zona della casa di Asa per controllare la situazione. Ecco che, giunti sul luogo, trovano uno scenario di completa distruzione. Tra tronchi e case sventrate, un'enorme impronta di animale si staglia sull'esatto punto dove si sarebbe dovuta trovare la casa della piccola Asa. E qui si conclude la parte narrativa contenuta nel primo volume di Asadora. Ma gli eventi che abbiamo vissuto ci permettono di fare delle piccole considerazioni in previsione del tipo di opera che Urasawa potrebbe proporci nei prossimi numeri. Ovviamente non intendo gettarmi in teorie, ma chi conosce l'autore può trovare già in queste prime pagine alcuni tratti caratteristici della sua precedente produzione. Partiamo prima di tutto dalla protagonista. Asa è una giovane con una personalità prorompente. Quelle poche persone che le abbiamo viste incontrare sono state tutte investite dalla sua vitalità e in poco tempo l'hanno seguita nelle sue imprese, per quanto strane esse possano sembrare. Nella figura di Asa possiamo intravedere, anche se con le dovute differenze, alcuni tratti della personalità di Kanna, protagonista femminile di 20th Century Boys. Non è difficile pensare che Asa, come Kanna, sarà una figura centralizzante nella serie, non solo in quanto protagonista, ma anche per il ruolo narrativo che potrebbe ricoprire. Ed è più in generale con 20th Century Boys che i parallelismi nascono spontaneamente. Senza fare troppi spoiler sull'opera, basti pensare che anche qui il racconto vive di un continuo via vai tra narrazioni di eventi passati e contemporanei. In particolare è l'intervallo tra il 1959 ed il 2000 a fare da perno all'opera. Urasawa nasconde in eventi passati le reali cause degli eventi catastrofici che colpiranno il Giappone nel futuro. Risulta molto possibile pensare ad una struttura simile anche in Asadora. Il veloce switch tra 2020 e 1959, infatti, ricorda molto quelli operati in 20th Century Boys. E l'ovvio collegamento tra la creatura che distrugge la moderna Tokyo e l'orma vista nel finale ne è una prova. Ovviamente solo i capitoli futuri ci chiariranno le idee, ma da lettore di Urasawa vi posso consigliare di non dar nessun personaggio, nessuna tavola, nessun dialogo per scontato. Tutto ciò che è messo in scena, per quanto possa
possa sembrare ininfluente, ha un suo preciso scopo narrativo. Un'ultima serie di considerazioni vanno fatte sul lato tecnico del manga. L'opera effettivamente inizia un po' in sordina. L'autore opta per una narrazione serrata, fatta di tante piccole scene. Nonostante questo, è davvero gradevole ritrovarsi tra le pagine di una sua produzione. Quei volti, quelle espressioni, rimandano tutti ai capolavori del passato. Ma è nella seconda parte del volume che esce fuori Urasawa in tutta la sua potenza espressiva. La Nagoya trafitta dal tifone è messa in scena in una serie di tavole già memorabili. Il solito magnifico lavoro prospettico si mixa, come sempre, ad un uso dei retini e più in generale ad un chiaroscuro molto accentuato ma per nulla invasivo. In conclusione, questo primo volume di Urasawa lascerà soddisfatta la maggior parte dei lettori seinen, amanti o meno dell'autore. Le premesse ci sono tutte. La narrazione è più che mai coinvolgente. È un tipo di debutto che mette voglia al lettore di averne sempre di più. Per ora il nostro viaggio nell'opera finisce qui. Non appena avremo modo di mettere le mani sui futuri capitoli, continueremo questa analisi. Nel mentre vi invito a recuperare i precedenti video pubblicati qui sul canale, non solo a tema Urasawa, ma anche quelli dedicati alle opere Ghibli, alle biografie di autori come Satoshi Kon, a video serializzati come la storia del manga o la nascita del fenomeno Pokémon. Se il video vi è piaciuto, come sempre vi invito a mettere mi piace, condividere e soprattutto iscrivervi al canale. Non dimenticate di seguire le pagine social che trovate in descrizione. Ci vediamo al prossimo video.